Repubblicani. Mercoledì alla cooperativa Tre Ponti di Fano è stata presentata la candidatura di Massimo Seri alle elezioni europee. Tante le persone che hanno riempito la sala durante l'iniziativa. Un confronto e una riflessione sul ruolo dell'Europa riguardo i temi salienti attuali da affrontare. È intervenuto l'onorevole Matteo Richetti, mentre l'onorevole Oreste Pastorelli non ha potuto partecipare per un'iniziativa a Roma su Giacomo Matteotti. Massimo Seri, candidato alle europee, quali sono i progetti e le emozioni? Beh, il primo progetto è un progetto serio per un'Europa sul serio. E ho voluto mettere a disposizione la mia esperienza perché le esperienze dei governi locali sono fondamentali anche nelle assise internazionali. Ho un'esperienza anche in quella direzione. L'obiettivo è quello di rafforzare un'Europa per lavorare e crederci per un'Europa che abbia una politica condivisa estera, di difesa, che abbia una politica sulla sanità, sulle migrazioni, sulle politiche industriali comuni, sulla fiscalità comune, insomma, veramente la voglia e la possibilità di portare un contributo per riformarla, per renderla sempre più forte, perché è inutile che ci giriamo intorno ad un dito, le grandi sfide nello scacchiere mondiale le potremo affrontare se il vecchio continente saprà essere insieme. Non dimentichiamo che è un continente piccolo rispetto agli altri, se pensiamo alla popolazione, ha un PIL non grandissimo e sta invecchiando, quindi dobbiamo essere per forza insieme, dobbiamo rafforzarla e nei momenti difficili, dal dopoguerra in avanti, in momenti difficili abbiamo avuto sempre l'Europa che ha dato una mano, poi ce ne siamo dimenticati, l'abbiamo recuperata con la pandemia e allora per il futuro è necessario rafforzarla, crederci e aiutarla. Che cosa si aspettano i cittadini dalla politica oggi e quali sono i progetti per accontentarli? Noi abbiamo fatto una lista insieme a Carlo Calenda che candida Massimo Seri su questo territorio per dare queste tre risposte. La prima è risorse per dare più risposta sanitaria. Noi abbiamo rinunciato al MES e quindi su questo dobbiamo riprendere il tema della cura perché stiamo perdendo il diritto alla cura universale. La seconda è governare la transizione ecologica, non basta mettere delle scadenze. Tutto green, casa green, tutte auto elettriche. Qui servono politiche che sostengono imprese e le famiglie. La terza è la transizione digitale. Noi dobbiamo sostenere l'innovazione, le imprese non possono essere lasciate sole in questo cambiamento e sono le tre direttrici che Azione porterà al Parlamento europeo. Un progetto politico che ha queste caratteristiche.